Un cordiale saluto a tutti voi e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Iniziamo con la polemica dei sindacati nei confronti del presidente della provincia di Pesaro Urbino. Tema caldo, i trasporti. Non è mai accaduto che un presidente della provincia rifiutasse un confronto con i sindacati, una prassi alla quale noi siamo abituati nel rispetto e nella correttezza delle relazioni con le controparti, sia pubbliche sia private. I sindacati dei trasporti, FILT, CGL, FIT, CISL, USB e UGL, sferrano un duro attacco al presidente della provincia Daniele Tagliolini perché scrivono in una nota sul problema degli appalti del servizio scuolabus al massimo ribasso e al rischio licenziamento di 30 lavoratori ha sempre evitato di incontrarci. Da più di un anno i rappresentanti dei lavoratori chiedono di evitare gli appalti al ribasso, al massimo ribasso per il servizio scuolabus perché mettono a rischio i posti di lavoro e la sicurezza dei bambini che usufruiscono del trasporto. Se il presidente della provincia di Pesaro continuerà ad evitarci, siamo decisi a far sentire la nostra voce e quella dei lavoratori, anche mettendo in atto forme clamorose di protesta. I socialisti marchigiani tornano a chiedere la presenza di un proprio rappresentante nella giunta regionale, forti del risultato ottenuto nell'ultima tornata elettorale con l'elezione di Moreno Pieroni e Boris Rapa. Lo evidenziano i socialisti in una nota inviata alla stampa e diretta al presidente Luca Ceriscioli. Presentata questa mattina l'edizione numero 23 di Fano Jazz by the Sea, che si svolgerà dal 24 al 31 luglio e 2 agosto. La manifestazione è diventata ormai uno dei principali eventi jazzistici nazionali. Quest'anno il festival avrà come location principale l'Anfiteatro Rastatt in riva all'Adriatico, sulla spiaggia di Sassonia, ma la musica si svilupperà anche in altri spazi della città di Fano, dalla Corte, Sant'Arcangelo, alla piazza del Centro Storico e del lungomare, sino alla Golena del Furlo di Acqualagna, dove si svolgerà l'ormai consueto concerto conclusivo gratuito. È finita 5-2 per i rappresentanti del governo l'incontro di calcio che si è disputato ieri alla Mancini di Fano tra la nazionale dei personaggi televisivi e la squadra dei prefetti. Grande successo di pubblico e di divertimento con il Gabibbo mattatore dell'evento. Ciao bellissima gente! Un grande saluto dal Gabibbo! Ciao Vesuvi e grazie di essere venuti qua in questo stadio magico! Più di 1000 gli spettatori paganti che hanno permesso di incassare più di 5.600 euro. Metà dell'incasso andrà alle associazioni che hanno venduto i biglietti in prevendita e il resto, tolte le spese, in beneficenza alle associazioni fanesi Opera Padre Pio, che gestisce la mensa di San Paterniano, la GFH, Maruzza e Genitori Sindrome di Williams. Tornano a Fano i centri estivi con giochi, animazioni e laboratori di attività artistiche e ludico-creative scopo educativo per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. A partire da lunedì 15 giugno fino a venerdì 7 agosto sono attivi i corsi e i laboratori di cartapesta e fumetto a cura dei maestri carristi del Carnevale di Fano e insegnanti qualificati nel campo del fumetto e dell'illustrazione della scuola internazionale di comics di Jesi. Il calendario prevede due turni, il primo dal 15 giugno al 10 luglio, il secondo dal 13 luglio al 7 agosto. Le attività si terranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, nella sede dei cantieri del Carnevale di Fano, in Viale Piceno. Negli stessi giorni e orari si tengono anche workshop giornalieri, pensati anche per i turisti. Tutto il materiale per le attività sarà messo a disposizione dell'organizzazione e infine ci sarà anche un diploma per tutti i partecipanti. Le iscrizioni sono già aperte. A Pesaro si chiude questa sera la Mezzanotte Bianca dei Bambini, un evento con 120 appuntamenti in 33 luoghi tra laboratori, giochi, musica, teatro e mercatini. Tra i partecipanti anche Simone Alani, manipolatore dinamico, vincitore del programma Italia's Go Talent. Calcio a 5 femminile, dopo aver vinto il campionato, ora le ragazze allenate da Cristiano Allegrezza dovranno affrontare le fasi nazionali WISP che si terranno a Rimini dal 25 al 28 giugno. Una soddisfazione intensa, un campionato fantastico, le ragazze sono state veramente bravissime, un impegno, una dedizione unica e
ottenere questo risultato, quindi è stato il massimo che potevano darci, regalarci, insomma. Quindi speriamo bene in queste nazionali di arrivare a buon punto e far figurare anche la nostra città. Visto che è la nostra prima partecipazione, proveremo a fare il meglio che si può. Qui a Fano siamo riusciti quest'anno a vincere sia Coppa che Campionato e quindi andiamo fondamentalmente per divertirci e vedere cosa riusciamo a ottenere, insomma, sempre impegnandoci al massimo, ma senza dimenticare il divertimento. Penso prenderò nota perché giugno è un mese in cui si mettono in fila tantissimi successi in questa città. E poi oggi ci tenevo particolarmente perché le donne del calcio a 5, si parla sempre del calcio a 5 maschile, oggi finalmente delle ragazze che hanno colorato l'ufficio del sindaco con la loro divisa. Era un'occasione per fare l'in bocca al lupo per le finali nazionali e concludere questo bellissimo anno sportivo con l'Incame in Fano, che fa un ottimo lavoro anche sul quartiere di Cucurano. E con il calcio a 5 si chiude qui questa edizione flash del nostro telegiornale. Occhio alla notizia, torna alle 20:30 lunedì. Arrivederci.